questa prestazione mondiale stagionale, il miglior risultato mondiale è di Awita 3.30 e 69, primato mondiale di Awita 3.29 e 46. Vediamo il sudanese Halifa che ha preso il comando, poi si è portato però subito Harold della Germania dell'Est. Harold della Germania dell'Est al comando, tallonato dal sudanese Khalifa. Poi vediamo l'americano, vediamo Spivey, Kram è nelle posizioni di coda, biondo. Ora è il francese Rémy Geffroy che ha il comando, vediamo il passaggio ai 400 metri 58, piuttosto lento, situazione immutata con il francese Geffroy. Poi vediamo Spivey, all'esterno Kram, ora guadagna qualche posizione l'inglese, tallonato dallo spagnolo Gonzales. Poi vediamo Cheruiyot, il keniano, ed ecco Steve Kram che rompe gli indugi, si porta il comando. Quindi Steve Kram, Gonzales, poi Halifa in terza posizione, poi Spivey, poi Steve Scott, quindi passa all'esterno Kesire, vediamo il keniano Kesire che si porta al comando, aumenta l'andatura Kesire in seconda posizione, c'è Kram, poi c'è Gonzales, poi c'è Halifa, poi c'è Steve Scott, passaggio agli 800 metri 2.03 e 90. La gara ha avuto un'impostazione tattica, ancora Kesire al comando in seconda posizione, c'è Steve Kram che ora si affianca al keniano, in terza posizione lo spagnolo, poi vediamo il sudanese Halifa. Vediamo anche in buona posizione Bile, il somalo Bile. Suona la campana degli ultimi 400 metri, a parte di slancio Steve Kram sulla sua scia c'è lo spagnolo Gonzales, attualmente secondo, viene superato però da Bile, insomma lo si mette alla caccia sulla scia di Kram. Kram è attualmente al comando, Kram, Bile, Gonzales, poi c'è Kesire tallonato da Spivey ai 1.2257.74, ancora Steve Kram aumenta, Bile è nella condizione di tenere, poi anche Gonzales in buona posizione in terza, si delinea quindi una sorpresa con Bile che scavalca letteralmente Kram, superato anche dallo spagnolo Gonzales, clamorosa sorpresa con il somalo Bile, avviato alla conquista della medaglia d'oro, della vittoria. Gonzales è secondo, cede di schianto Kram, ed è l'americano Spivey che finisce davanti a Kesire quarto, e poi l'altro keniano Kerwitt, clamorosa sorpresa. Risultato 3.36 e 81, il somalo Bile, clamoroso.